sono divisi in decenni diversi e sono tutti ambientati a New York, anche se questo in particolare ha dei flashback a Norimberga, dove immagino vivesse Baldo. E questi personaggi dei decenni differenti ritornano, quindi in realtà è una saga con personaggi ricorrenti, o delle volte ricorre, non so, il figlio, il nipote, l'amico, eccetera. Questa è la prima cosa. Il secondo dato, e qui vengo alla tua domanda, i personaggi dei miei libri sono quasi tutti immaginari, protagonisti. Sullo sfondo, o comunque intorno a loro, si aggirano personaggi realmente esistenti. Nel passato ci sono stati, non so, da Richard Nixon a Kennedy, per dirne due, o Muhammad Ali. In questo libro i personaggi che si incontrano sono Marlene Dietrich, perché io immagino che il protagonista vada a New York a sentire un concerto della Dietrich, che era l'unica tedesca dal lato buono della storia, perché è l'unica tedesca famosa, intendo dire, ovviamente, che si è opposta fieramente al nazismo. E si incontrano alcuni attori dell'epoca, John Garfield, per esempio, si incontra Sugar Ray Robinson, un grande pugile, si incontra Rory Graziano, un altro pugile dell'epoca. Vi ricordate Lassù qualcuno vi ama, il film con Paul Newman, l'ho interpretato Paul Newman. E si incontrano, anche se sullo sfondo, dei personaggi molto più terribili come Goebbels, come Leni Riefenstahl, che è stata una regista di straordinario talento ma di abominevoli idee, perché era la regista ufficiale del nazismo.